troviamo a Legnano e sopra di noi c'è una lapide importante per la storia che vogliamo raccontare. Ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale avvenuta il 4 novembre del 1918. È il bollettino della vittoria. È da qui che vogliamo iniziare il nostro percorso storico che ci porterà dalla Prima Guerra Mondiale alla tragedia delle foibe e al dramma dell'esodo delle popolazioni italiane lungo il confine orientale. Il bollettino del 4 novembre del 18 fu l'ultimo perché proprio quel giorno finì la guerra con la vittoria delle armi italiane dopo 3 anni e mezzo di terribili combattimenti lungo l'Isonzo e nella zona del Carso, che costarono la vita a 650.000 soldati italiani. Difficile descrivere l'entusiasmo di quei giorni. Era finita la Grande Guerra, ossia l'evento più traumatico fino a quel momento vissuto dall'esercito italiano e dall'intero paese. Siamo ad Airago, una cittadina posta a una decina di chilometri da Legnano. Siamo all'interno del viale delle rimembranze, posta a pochi passi dal centro della città. Come potete vedere, a ogni albero è dedicato un soldato di Airago morto in guerra. Questo di Airago è forse l'unico viale della rimembranza sopravvissuto della nostra zona dopo oltre 100 anni. Appena terminata la guerra, molte amministrazioni comunali di tutta Italia dedicarono alcuni viali alberati ai soldati delle loro città morti in guerra. La manutenzione doveva essere svolta dai bambini delle elementari. Era un modo per mantenere la memoria di tanti sacrifici fatti e dei tanti soldati che non poterono tornare alle proprie case. Siamo di nuovo a Legnano, in viale Trento Trieste, per ricordare quanto avvenne in seguito alla vittoria del 4 novembre. La città di Trento, l'intero Trentino e l'Alto Adige, insieme a Bolzano, diventarono italiane a seguito dei trattati di Versailles. Per i trentini furono giorni di grande entusiasmo. La loro fedeltà alla nazione italiana era stata finalmente premiata. Anche Trieste, la perla dell'Adriatico, dopo 4 durissimi anni di guerra, diventò italiana a tutti gli effetti. Con Trieste diventarono italiane l'intera Istria e successivamente alcune città della Dalmazia. È il compimento di quanto tanti uomini del Risorgimento avevano sognato: un'Italia unita i cui confini dovevano comprendere le due sponde dell'Adriatico. Ora finalmente i triestini vedono sventolare il tricolore da San Giulio, i trentini dal castello del Buon Consiglio, i polesani tra le pietre del loro Colosseo. Il sogno di tanti italiani delle terre orientali si è finalmente realizzato. Erano italiani prima della guerra e ora lo sono ancora di più. Siamo in via Fiume, sempre a Legnano. Questo è l'unico ricordo nella nostra città della spedizione di Gabriele D'Annunzio, iniziata nel settembre del 19 e conclusasi 15 mesi dopo. In questi mesi Fiume divenne italiana, è vero, ma allo stesso tempo l'occupazione della città metteva in evidenza la debolezza dei governi liberali e preparava una soluzione più autoritaria ai problemi del paese, il fascismo. Siamo a Rescaldina, cittadina a pochi chilometri da Legnano. In un parco di Rescaldina è stato posto un monumento dedicato alla memoria delle foibe istriane. Nella nostra zona è l'unico monumento che ricordi la tragedia delle foibe. Quando parliamo di foibe, facciamo riferimento a una delle maggiori tragedie che abbiano colpito il popolo italiano. Tragedia a lungo non riconosciuta a causa di speculazioni politiche ed ideologiche che arrivano fino ad oggi. Oltretutto fu una tragedia che colpì le popolazioni istriane, giuliane e dalmate quando la guerra nel resto dell'Italia era appena finita.
Chi furono i responsabili? Sicuramente le autorità jugoslave, che volevano annettere questi territori e volevano cancellare con gli infoibamenti e il terrore le tracce dell'italianità di queste regioni. Anche il popolo istriano pagò a caro prezzo l'arroganza del nazionalismo jugoslavo, che confiscò le loro terre costringendo in massa le persone ad andarsene dai luoghi dove erano nati. 350.000 persone nell'arco di una decina di anni dovettero abbandonare case, terreni, imprese industriali e artigianali, perdendo tutto. Non persero però il coraggio e la voglia di rifarsi la vita in esilio. Si trattava di popolazioni che già avevano vissuto il terrore delle foibe, prima nell'autunno del 43 e poi successivamente, come a Trieste, le violenze jugoslave con i foibamenti, deportazioni nei campi di concentramento e la sparizione di persone simbolo dell'italianità della loro terra. Purtroppo a Legnano non esiste nessuna via Dalmazia. Questa via avrebbe ricordato le grandi sofferenze delle popolazioni dalmate, oppresse dalla dittatura jugoslava. A queste popolazioni fu offerta un'unica soluzione: andarsene dall'Italia e perdere la loro identità. Non fu così. Nei campi dei profughi, in Italia e dovunque dovettero emigrare, conservarono per sempre nel loro cuore la loro splendida terra e le loro tradizioni. Siamo nella nostra scuola, l'Istituto Bernocchi di Legnano, e ci fa piacere vedere che esiste una traccia di ciò che abbiamo voluto raccontare nel nostro video. È la lapide Kiaz, ovvero la lapide che ricorda la vittoria del 4 novembre. La lapide fu posta nel 1924, durante l'inaugurazione della scuola, alla presenza delle massime autorità del governo di quell'epoca. A quel tempo era ancora vivo il ricordo della Grande Guerra e dei tanti non tornati. Sono passati tanti anni da questi eventi, anni in cui il nostro paese è molto cambiato. Cambiato fino al punto da dimenticare ciò che è successo. La memoria di questi eventi si può conservare solo se viene difesa e rinvigorita giorno dopo giorno. Non facciamo in modo che tutto quanto è accaduto cada nell'oblio. Non offendiamo la memoria di tante generazioni con la dimenticanza. Non facciamo morire chi ha subito violenze e umiliazioni una seconda volta. Sta a noi studenti e giovani perpetuare il ricordo affinché un grande patrimonio ideale e umano rimanga a testimonianza per le prossime generazioni. Un compito che volentieri porteremo avanti.